a notare meno dalla città, magari oggi sappiamo in città che cosa sta succedendo, nelle grandi città, col problema dell'inquinamento atmosferico. Eppure non puoi smettere certo di respirare. Quando voi scendete dall'auto, io la prima volta non mi sono abituato, devo dire, perché vengo sempre più. Ma appena scendete dall'auto vi rendete conto che la qualità dell'aria che respirate è diversa dalla qualità della città. La qualità è così anche naturalmente il suolo, l'acqua. Tutto questo è importante perché se questo viene meno anche la ragione che la qualità della vita, della salute delle persone che vivono qui. Ma viene meno anche quello che è poi una ragione di grande appello di territorio, molto, che è fondamentale per l'economia di questo territorio che si fonda sul turismo, si fonda un po' anche sulla tutto quello che è collegato al turismo. Allora quello che diceva prima Maria Teresa, allora l'industria, noi ce l'abbiamo purtroppo alla conferenza tra il Senato, cioè la zona industriale, ci sono pure tre zone quella di Pulcino, di Olimpo Cintra, sono zone industriali che purtroppo che ha vissuto il periodo del terremoto che guarderà. Sono subito allora il terremoto si parlò di ricostruzione e sviluppo. E poi che cosa ci sono utilizzato questi? Grandi trasformazioni del territorio, grandi impatti sul sistema idrogeologico, io stesso ho visto che Olimpo Cintra aveva la zona del mare, del piano, del vecchio Pegge, aveva delle zone del mare. Avevano dell'acqua a pressione, sporgeva la pozzi del sottosuolo a altezza di 10 metri d'organo. Immediatamente dopo la costruzione delle opere, varie opere che sono state fatte nel tempo, hanno fatto diciamo, delle opere drenanti per drenare il suolo, per far scendere la falda e tutto questo è finito. Allora, ora che cosa sta succedendo? Questi tutti ormai ci sono, molte sono state, non sono state neanche utilizzate, chi li ha realizzati con fondi pubblici, quali sono scappati via, l'ha detto tu prima. E quindi oggi però li abbiamo. Allora l'idea che si sta cercando di far passare qua dai sindaci e del comprensorio è quella di convertire questi industri, destinare questi industri ad usi più vicini al territorio, industrie non inquinanti, industrie che in qualche maniera come dire, sono collegate al territorio, all'agricoltura biologica, perché dovete sapere che ci sono tante aziende biologiche in questo territorio ed è un settore questo che va in crescita lentamente, proprio perché tra i consumatori a maggiore come dire, cominciano ad entrare nella mente dei consumatori che anche la qualità e la filiera, la provenienza, quindi la certificazione del prodotto importante. Allora tutto questo però appunto non sempre successo, perché siamo costretti a volte, come sta succedendo recentemente nel Cappuccino, come è successo nel passato o in Cina, a difenderci continuamente perché si vogliono localizzare nel nostro territorio impianti per il trattamento dei fiumi, impianti in comuni, impianti inquinanti. E quindi noi vorremmo fare delle cose sempre peggio, però siamo costretti continuamente a stare in trincea per difendere il nostro territorio da tutto questo. E sicuramente Maria Teresa Cosi, oltre a essere diciamo, una giornalista, c'è anche pure questa iniziativa, infatti fa piacere oggi proprio perché ha scelto parecchi questi interventi, che sono tutti quanti costituiti da loro, quindi da persone che poi lo hanno l'ambiente, che lo fanno oltre che per una costituzione professionale, ma lo fanno proprio perché ci credono e ci tengono. Allora io vi faccio vedere brevemente alcune immagini del nostro territorio. Poi si comprende qual è il livello di biodiversità e qual è il livello di protezione che riceve. Questo per esempio sono i cigli di mare sulla fascia litorale, poi parleremo un attimo anche di questo, perché anche qua abbiamo dovuto fare, ci siamo dovuti difendere e anche in modo pesante. Questi sono la fauna dell'orso di Pestano e quindi nel pomeriggio a Pestano ci sarà un altro incontro proprio su questo tema. E poi ancora. Ecco, queste sono altre immagini di altra la fauna, ad esempio, dell'oasi del WWF di Pestano. Ecco, questi sono degli esempi di piante spontanee, perché un'altra cosa della biodiversità è proprio quella di portare che c'è una serie di specie botaniche, di cui alcune commestibili. E poi un'altra idea dell'ente sempre è quella di valorizzare, anche collegare con la filiera alimentare, tra la ristorazione,
dei comuni della riserva di collegare anche all'utilizzo di erbe spontanee commestibili, che sono tante, sono tantissime specie, noi ne conosciamo soltanto poche. Non mi vengono in questo momento tutte, però insomma sappiamo che ce ne sono tante e che poi vogliamo così introdurre nella ristorazione della zona, proprio per un maggiore collegamento con il territorio. Quelle sono ancora le lucciole che fotografate da Massimo Iucillo, quest'estate abbiamo fatto un evento bellissimo in cui sono state fotografate le lucciole in sera e ci siamo visti fino a qua, abbiamo avuto così una serie di informazioni sulle lucciole e poi siamo andati proprio a guidare da Massimo Iucillo e ha fatto una vera e propria lezione su come si fotografano questi straordinari insetti, ne abbiamo e pensiamo di ripetere questa iniziativa anche l'anno prossimo. Ecco qua. E questo è il Sele, il fiume Sele, e qua come sapete, no? Confluiscono il Tanagro. Io sono stata il Tanagro e il Canone. Io sono stata proprio qualche giorno fa nel Lomicchio e ho anche molte segnalazioni. Queste sono le minacce, il nostro fiume, sono le minacce della biodiversità e, come vedete, l'inquinamento diffuso, questo è dovuto ai comportamenti umani che chiaramente scaricano, io ho visto queste discariche naturalmente non controllate lungo il fiume e poi ancora. Si commettono la e ti fa rabbia perché poi passi da una televisione bellissima di fiume a queste che sono gli scarichi industriali, gli scarichi civili che si rivestono nel fiume, ne compromettono le acque e quindi potete immaginare che cosa si vede dentro. Siccome non vogliamo che questo fiume diventi come il fiume Sarno, che chiaramente ha connotato negativamente tutto il territorio. Sapete benissimo, molte volte dice, ma dove vengono questi prodotti agricoli? Dalle zone vicine a Stato. Non me ne compro. Quindi voglio dire, è un elemento della tutela del fiume, non soltanto per l'importanza del fiume di Veste, non per le politiche, ma anche proprio per tutta l'economia intorno al fiume. È caduto 23 anni fa. Centinaia di trote morte nel fiume. Vengono in riserva delle persone che avevano raccolto queste trote grandissime morte. La causa non è stata, perché poi da allora l'ARPAC non ha ancora rivelato qual è stata la causa, non siamo ancora riusciti a sapere, nonostante abbiamo interessato tutti, vi assicuro, non siamo ancora riusciti a sapere qual era stata la causa di questa moria di trote così copiosa. Si è detto, poteva essere che è successo in comunicanza con il lavoro della galleria Pavoncelli, ma qualche altra notizia non si è saputa. Pare che siano per mancanza di ossigeno, perché ricordano che quindi è fatto morire. Però, ripeto, siccome aspettiamo dati ufficiali, non so se questi dati arriveranno mai. La dicevo la posta, perché un'altra causa della perdita della biodiversità è quella chiaramente del comportamento umano, di trasformazione del territorio. Penso che questa cosa un po' insomma i giornalisti la sanno, cioè noi ci siamo battuti moltissimo come ente di sempre contro quel grande progetto che la provincia di Salerno voleva realizzare nei comuni di Capace Tempoli, un progetto che avrebbe portato la realizzazione di tanti pennelli, ogni 250 metri un pennello ortogonale, la cosa è una simulazione reale ibridi come sarebbe venuto l'intervento e ora siamo davanti al TAR, ma penso la nuova governance della provincia di Salerno non lo vuole fare più questo progetto, ma sarebbe accaduto questo. Allora i giri di maggio ne abbiamo visto lungo la Venile che nascono sulle dune, quindi sulle dune, le dune che sono un organismo vivo, vitale, e che si creano con l'andare un po' contoso, quei giri di maggio
abbiano avuto più, perché si sarebbe stravolto l'intera cosa. Ora finalmente i comuni hanno capito che all'inizio, devo dire, il progetto non era stato nemmeno ben comunicato, hanno capito. Chiedo scusa, ma a che cosa sarebbero serviti? Sarebbero serviti questi grandi progetti a proteggere la costa dell'erosione costiera, l'erosione dell'erosione. Però in realtà sappiamo bene, perché questa soluzione è stata usata in tante altre zone del territorio, in tante altre culturali del territorio nazionale, non ha funzionato. Si è semplicemente stravolto tutto, perché immaginatevi lavori per 2 anni, perché è un'opera notevole. Immaginate l'andirivieni dei mezzi per realizzare questi muri, immaginate un muro ogni 250 metri, quindi si sarebbe alterato anche la forma stessa, vedete, la linea, io avrei scritto, avrei assunto questo andamento. Allora non è questo il modo di intervenire. Intanto in alcune zone di erosione c'è, però bisogna andare alle cause, non bisogna dare le soluzioni agli effetti, perché qua si cura l'effetto, ma non la causa è la cura del fiume, la favorire il trasporto solido del fiume, quindi la manutenzione del fiume, in maniera che tutto il materiale solido, le pietre che prima andavano tranquillamente al mare, oggi sia per dei prelievi che vengono fatti stranamente il piano di bacino, non prevede il numero complessivo di rettifiche in un anno di preliminari che si possono realizzare e quindi che si possono effettuare. E quindi molte volte capita che il trasporto solido, quindi nel mare, è tutto sotto rispetto a quello che dovrebbe essere. Poi è chiaro che bisogna intervenire, bisogna curare il fiume. E chiaramente poi vedremo quale può essere una delle soluzioni possibili, che sicuramente richiede l'apporto di tutti. Altro problema è questo, vedete? Questa è una vista da lei, cioè dall'aereo che ha sorvolato questa zona, come tante altre zone d'Italia, perché questo è un problema comune a tante zone del nostro paese, la cultura tutto sempre, perché oggi il consumatore magari vuole le melanzane per tutto l'anno, la frutta magari non di stagione, e quindi questo chiaramente comporta anche un cambiamento così dei modi di vivere, chiaramente la domanda orienta sicuramente queste scelte, però sicuramente l'impatto è forte, l'impatto geologico è ancora di più, il professor Pelano, che sicuramente non vorrei fare delle affermazioni generali, ma sicuramente la presenza delle serre aggrava il problema, quindi c'è un problema proprio di biodiversità, quindi le colture sotto serra sicuramente non garantiscono quindi quella varietà. Poi accanto a questo c'è anche l'introduzione di specie allottole, che nemmeno è un'area protetta, non deve esserci, perché molte volte la perdita della biodiversità discende anche dalla presenza dell'introduzione sia di specie vegetali che animali che non sono dell'area, però sono invasive e quindi sono molto impattanti, perché magari le specie autoctone che sono già in via di estinzione più deboli finiscono per essere sopraffatte dagli altri. Pare che il 20% della fauna che non riesce appunto a scomparire del luogo che sia dovuto proprio a questa produzione delle specie allottone nei siti. Allora sicuramente l'agricoltura, forse l'agricoltura deve essere un'agricoltura che sicuramente non deve avere così, non deve inquinare, e sul problema delle serre poi c'è da riflettere, perché vedete che cosa può accadere quando per la scarsa manutenzione del fiume, la presenza proprio di grandi superfici impermeabili come quelle delle serre, fa in modo che il terreno non perda la sua capacità di assorbire l'acqua, e quindi in pochi minuti grandissime quantità di acqua va al di fuori del fiume. Naturalmente poi c'è tutto questo, c'è il problema dei cambiamenti climatici, che è un problema naturalmente mondiale, come sappiamo, che discende anche in questo caso, l'azione, lo sappiamo, non è il taglio delle foreste, il taglio anche tutto quello che riguarda il cambiamento climatico, tanto è vero che il nostro paese ha
anche nel nostro paese è stata istituita, è stata formata una vera e propria commissione nazionale che si occupa di questo problema, quindi di fronteggiare questi eventi meteorici, queste piogge copiose che naturalmente creano dei problemi. Perché quando in quell'occasione di queste piogge copiose grandissime quantità di acqua scendono in un suolo che è poco permeabile, naturalmente succede questo. Io infatti ho sempre raccomandato anche ai sindaci quando fanno i piani, sarà una cosa così, una misura che sembra banale, ma prevedere per esempio che le grosse superfici dedicate, che sono dei cavalloni, dei parcheggi, devono essere sempre nelle superfici permeabili, proprio per evitare questo problema, naturalmente contemperando tutto questo con il problema dell'inquinamento. Allora questo è un altro delle minacce. E infine il tema dell'estate, che sono stato cioè dei boschivi. Io direi che sono andata, il nostro territorio è stato insomma abbastanza risparmiato nella riserva, però l'oasi quest'anno sono bruciati tantissimi metri di canneto e sono stati poi anche una fascia litorale, per fortuna senza grandissimi, come dire, senza grandissimi danni, perché per fortuna ha preso il sottocosto. Io però ci sono andata, vedete, è terribile, sono andata nella zona di Vitaccio, il comandante Luisi, e vi assicuro, camminare in un terreno per posto al fuoco, dopo è una cosa terrificante, perché proprio senti l'odore del fumo, se vedi quella natura, gli animali naturalmente sono tutti quanti, sono scappati, sono morti. E allora io vorrei che veramente tutti quelli che vivono in questo territorio, che lo amano, lo sentissero così amico e così proprio, che da avvertire sulla propria pelle il caldo del fuoco o il periodo di ascoltare il periodo delle fiamme, perché sono stati momenti terribili. Tra l'altro sono arrivate le fiamme addirittura in prossimità degli stabilimenti balneari, quindi voglio dire, è un tema da tenere così, da tenere all'attenzione e soprattutto chiaramente fare muro contro tutti quelli che magari vorrebbero così, in qualche maniera riuscire a continuare queste, perché io non credo che ci sia stato detto, non ci sono state, è stata fatta un'indagine, non ci sono state come dire, azioni dolose. Io vi devo dire, ho i miei dubbi per come si sono sviluppati gli incendi, ho i miei dubbi che non ci sia stata la mano dell'uomo, perché zone in cui c'è un clima più tranquillo, insomma, non è successo niente. Quindi credo che dobbiamo stare più che allerta a capire con forza che il nostro territorio lo vogliamo difendere a tutti i costi. Infine, allora vorrei dare qualche messaggio positivo per come fare per andare avanti su tutto questo. Come fare per esempio per mettere d'accordo chi ha un'azienda bufalina, per dire, un'azienda elettrotecnica che comunque produce rifiuti, produce inquinanti nel fiume, se non adeguatamente trattati, come fare per conciliare come dire, gli interessi di chi ha un caseificio che poi magari di notte, magari anche il depuratore, però di notte dispersa nei canali, perché magari risparmia. Come fare per mantenere insieme, anche conciliare questi interessi con quelli invece di un comune, o di un gestore di un'azienda agrituristica che invece vuole un'azienda di un impianto termale che invece beneficia della qualità dell'ambientale del fiume, di un fiume bello, privo di schiume. Allora è importante mettere insieme tutti. Allora oggi è un momento importante, perché avere una platea così importante dal punto di vista proprio della trasmissione della collettività di queste idee, per noi è un motivo di grande speranza, perché io penso che noi dobbiamo tutti quanti metterci insieme, ognuno per la sua parte, per quello che può fare, per riuscire a coordinare le azioni. Naturalmente ci saranno le azioni degli enti pubblici, perché ad esempio quando ci sono state, io spero che ci siano, ma temo che succederà, ci sono stati dei fenomeni di esondazioni, di improvvise, le prime piogge autunnali, e capitano che c'è stata una dispersione di forze. Oggi invece abbiamo il genio civile, gli agricoltori,
consorzi di bonifica ne hanno un'altra, una riserva, allora si tratta di comunità montane, hanno il personale, i consorzi hanno i mezzi, gli uomini, allora si tratta di mettere insieme queste forze per delle azioni mirate e non dispendere ognuno le proprie forze. Quindi qual era lo strumento che le proponiamo? Ed è quello del contratto di fiume. Il contratto di fiume è stato usato un po' in tutto il mondo, in Europa, e si sta cominciando da alcuni anni a usare anche in Italia. L'hanno usato le regioni del nord, della Lombardia, del Piemonte. Noi abbiamo fatto venire qua chi se ne occupava, proprio perché penso sempre sia meglio anche capire l'esperienza di scegliere, l'esperienza che già è fatta, ma anche una speranza di trovare l'abilità delle cose. E allora è contratto dal basso, perché come voi sapete, potete immaginare tutto quello che è posto dall'alto, già mi viene rifiutato. Allora invece l'approccio è diverso, un approccio dal basso, per cercare di mettere insieme, come ho detto prima, delle regole, che appunto decise, condivise, per salvaguardare la vita del fiume, per riqualificare i tratti del fiume che sono insomma degradati, con delle azioni condivise, perché se una cosa succede nel comune di Oliveto, naturalmente anche il comune di Sette, visto che salute il fiume, ne risentirà. E come in condominio, dove se si rompe il tetto, naturalmente ne risentono tutti quanti gli altri. Allora, l'idea è quella di andare avanti su questo strumento, perché ci è sembrato uno strumento aperto, tutti possono aderire a parte gli enti, naturalmente, che sono quelli insomma, magari che prendono l'iniziativa, ma anche tutte le associazioni dei rappresentanze dei coltivatori, dell'associazione degli alberghieri, delle industrie, perché no? Perché l'ASL, perché chiaramente devono essere sul problema delle industrie. Ci vogliono delle regole che devono venire, per esempio, dal consorzio industriale. Il consorzio ASL dovrebbe disciplinare l'utilizzo di determinati, cioè l'insediamento di determinate tipologie di industrie piuttosto che altre, nelle zone, in una zona più fragile dal punto di interessante dal punto di vista ambientale come è la nostra. Ecco, io queste sono delle piccole iniziative, ho parlato prima di quelle delle lucciole, questa è un'altra iniziativa che noi abbiamo preso, cioè abbiamo fatto stampare carte dei sentieri, le immagini dei sentieri della riserva, ognuno ha una suggestione, abbiamo quella delle acque del mare, quella della cicogna, insomma abbiamo potuto anche dare nomi suggestivi che richiamassero quello che poi troviamo in questo percorso. Queste sono sul nostro sito, che dopo vi dirà alla fine della presentazione uscirà qui. E poi, ecco, questa pubblicazione recente che è Paesaggi e sistemi di flora e fauna, che è stata una pubblicazione molto bella, di grande appeal dal punto di vista proprio anche della visione, perché sono le foto di Massimo Pulicello, il testo di Romina Fusillo, che è una zona animale, e quindi sono, tra l'altro, per chi lo volesse acquistare, sono delle librerie, però accorgo anche oggi chi lo volesse acquistare, diciamo, da una mano, perché i proventi vanno alla riserva, che è un ente molto povero, perché la regione ci stanzia 50.000 euro all'anno, e con questi 50.000 euro dobbiamo fare tutto. Vi ho detto, quindi diciamo che noi facciamo così, come dire, promuoviamo il più possibile, anche se abbiamo un problema, perché magari se certe volte dobbiamo fare un corso a taglio, veramente una cosa drammatica dal punto di vista delle nostre finanze. Quindi noi quando ci capita, come è successo per esempio nel caso di un grande progetto, non abbiamo potuto fare a meno di fare il ricorso a taglio, perché la provincia è stata assoluta, a qualsiasi ricevimento dei nostri stati siamo stati costretti a fare il ricorso a taglio e chiaramente a pagare un avvocato, insomma, più quanto amico, comunque c'è costato. Allora, per chi volesse dopo acquistare questo lavoro, tra l'altro, a un prezzo anche un costo anche ridotto, anche per dare una mano alla riserva, non certamente a noi. Un'ultima cosa che voglio raccontare, un piccolo racconto di quello che è accaduto quest'estate, che ci fa, come dire, ci fa prendere anche coscienza che siamo in un territorio bello, che è ancora delle speranze, e che quindi questa è la risposta al fatto che il grande progetto di contrasto all'erosione non sia stato realizzato, perché quest'estate, nel mese di giugno, nel Lido di Pesto, cioè il Lido che è nel comune di Empoli, alle 4 del mattino una tartaruga che è molto grande, è stata vista da alcune persone che stavano lì, è andata sulla rete
stato che sarà, se ne sono accorti, perché magari se non si fosse, nessuno se ne fosse accorto, probabilmente sarebbe anche così finita male, perché naturalmente la deposta in una zona della Renina molto così utilizzata, nel piede estivo, chiaramente per la manutenzione. Invece è stata, abbiamo coinvolto, saputo la stazione zoologica, andando di Napoli, e anche con il WWF abbiamo, li abbiamo chiamati, e loro che cosa hanno fatto? Hanno scavato, hanno preso la scavata dove erano state deposte le uova e hanno spostato più indietro, nello stesso ordine con cui queste uova erano state deposte, le hanno spostate nella zona retrostante. Chiaramente è stato anche grazie anche alla sensibilità del proprietario del nido, che lui ha perso praticamente un pezzo di alimenti, è stata recintata. Noi abbiamo fatto questi cartelloni per far conoscere alle persone perché magari non potevano stare con un ombrellone di vicino, perché ci è stato spiegato che le tartarughe di uova risentono dell'esposizione solare, anche perché il sesso si determina proprio nel corso del periodo di 50 giorni prima della schiusa, nel senso che se le parti più calde sono femmine, le parti invece le uova che stanno in una zona più fresca sono maschi. E quindi abbiamo cominciato l'attesa, il monitoraggio, ogni 15 giorni venivano dei sensori, venivano a vedere come stavano, se tutto era a posto, finché poi si attendeva la scusa dal 3 luglio. Queste sono state il monitoraggio, vedete che sono state realizzate. Questo noi abbiamo fatto un volantinaggio per sensibilizzare i bagnanti, poi durante così in particolare durante il weekend, per far capire questa importanza di questo evento. E quindi il giorno 3 è cominciata la scusa delle prime uova, che sono state durante tutta la notte seguite da centinaia di persone che sono venute sulla spiaggia. E rispettando tutte le regole, perché non bisognava fotografare con i cellulari, solo con gli infrarossi, per non disturbare le tartarughe, perché una volta venite alla luce era un groviglio così. E poi dopo sono state parecchio tempo ferme, perché per riprendere le forze, e poi guidate dalla luce, perché loro vengono, perciò non bisognava usare i cellulari, perché la luce che avrebbe così fogliata rispetto al posto, l'orizzonte del mare più chiaro, e quindi sono state guidate fino al mare. Queste sono altre immagini, quindi ogni sera, ma la cosa durava tante ore, e non avete idea, i bambini che sono venuti parlavano a bassa voce rispettando le regole, non avete idea quello che ha richiamato questo evento. Il 7 agosto e doveva essere aperto il nido, perché il giorno prima non era successo niente, quindi hanno detto che sono gli zoologi, ormai sono tutte quante uscite, le altre le abbiamo perse, erano 75 uova all'inizio, devo dire. E nello scavare hanno trovato altre tartarughe ancora in vita che si sono salvate proprio perché erano rimaste sepolte dai gusci degli altri di sopra, quindi se non avessero scavato non si avrebbe riportato in vita, per cui ne sono venute alla luce altre sei. Quindi, e questo è il risultato finale, che quindi sono state 75 uova, su 75 uova, 71 uova sono state, quindi sono tartarughe che sono state accompagnate al mare, cominceranno naturalmente la loro vita, e noi speriamo che questo sia un messaggio, come dire, positivo, un messaggio di ottimismo verso. E dopo che cambia la cosa,